Un buon pomeriggio, buon sabato e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca andando a Giulianova, dove c'è un'intera comunità attonita e sgomenta dopo la tragedia accaduta ieri pomeriggio, quando una 14enne, dopo essersi messa al volante dell'auto della madre, l'ha inavvertitamente investita, uccidendola. Il ricordo della donna scomparsa nelle parole del datore di lavoro e di una collega. Il servizio è di Paolo Renzetti. Giulianova è sotto shock dopo la tragica morte della donna di 40 anni, originaria di Chieti, deceduta ieri dopo essere stata investita da un'auto guidata dalla figlia 14enne. I drammatici fatti accaduti nel pomeriggio di ieri hanno colpito l'intera comunità giugliese, mentre saranno ora le indagini a chiarire quello che è accaduto. È stata nel frattempo disposta l'autopsia sul corpo della donna per accertare con esattezza in seguito a quale trauma è sopraggiunta la morte. I carabinieri della compagnia di Giulianova, diretti dal maggiore Vincenzo Manzo, tramite alcune testimonianze, stanno ricostruendo l'accaduto anche dei minuti precedenti la tragedia. Questo è il ricordo del datore di lavoro della donna e di una collega. Collaborava con noi saltuariamente. Difficile da spiegare, certo, difficile da spiegare perché il dolore è profondo e silenzioso, quindi tutta la comunità giugliese si avvicina alla famiglia. Alla famiglia della signora, diciamo. Quando era stata da voi a lavorare per l'ultima volta? Per l'ultima volta è stata appunto giovedì sera fino alle ore 21. Una donna sempre disponibile, gioviale. Sempre disponibile, vicino a tutti, è una brava mamma, veramente una brava mamma. Signorina, era una collega della signora scomparsa ieri. Il suo ricordo qual è? In realtà tornare dopo il lavoro è un po' difficile, perché qualsiasi cosa ti ricorda di lei. Ormai lavoriamo insieme da un po', quindi vuoi non vuoi ti affezioni, si crea un legame, e anche perché noi tra di noi, tra noi colleghi, instauriamo proprio un rapporto. Quindi è un po' difficile, o dove ti giri la rivedi, diciamo, quindi un po' difficile. Ricordo che più degli altri possiamo dare per questa donna. Guarda, a me il giorno, la cosa che mi fa un po' più male è che il giorno prima, era il giorno prima di San Valentino, ha trovato delle formine a forma di cuore e mi ha detto: domattina fai i tramezzini a forma di cuore. Io la mattina li ho fatti e poi il pomeriggio, quando ho saputo la notizia, rivederli è stato un po' brutto. Quindi questo è quello che dava sempre delle idee. È difficile, guarda, davvero. Ancora cronaca, i carabinieri del reparto operativo di Teramo hanno individuato e arrestato un trentenne albanese senza fissa dimora, ritenuto responsabile del tentato omicidio al nightclub Las Vegas di Martinsicuro. L'uomo sfuggì alla cattura il 12 dicembre scorso, quando i carabinieri arrestarono altri tre componenti di un gruppo, un italiano e due albanesi, accusati di aver commesso il tentato omicidio. Gli arrestati, secondo le indagini, sono stati i protagonisti di una violenta aggressione avvenuta il giorno precedente sempre a Martinsicuro. La vittima era stata individuata e riconosciuta dal branco all'interno del night come colui che il 16 marzo 2019, a seguito di un alterco, aveva accoltellato alla gamba il cugino di uno degli aggressori. Gli stessi attesero che il quarantenne uscisse per picchiarlo brutalmente, tanto che trasportato presso l'ospedale di Teramo fu ricoverato in terapia intensiva in pericolo di vita. Cambiamo argomento adesso. Giovanni Legnini è stato nominato commissario per la ricostruzione dell'intero cratere a oltre 3 anni dal sisma del centro Italia. Ieri a Roma, intanto, alla cabina di coordinamento della ricostruzione, sono state varate le ultime misure dell'era Farabollini. È ufficiale, Giovanni Legnini è il nuovo commissario per la ricostruzione del Centro Italia. Nominato dal Premier Conte, l'ex vicepresidente del CSM dovrà dirigere la ricostruzione in Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria a seguito del sisma 2016-2017. Sono consapevole della grande rilevanza della sfida che mi attende, ha dichiarato Legnini. Spenderò tutte le mie energie per far sì che la ricostruzione assuma la velocità necessaria per consentire alla comunità di risollevarsi. All'ufficialità della nomina sono giunti anche gli
gli auguri del presidente dell'Abruzzo Marco Marsilio. Per la regione confrontarsi con un commissario del proprio territorio può rappresentare un'opportunità, ha dichiarato il governatore, ma la scelta di nominare un quarto commissario in meno di 4 anni è indicativo delle grandi difficoltà con le quali è stata affrontata la ricostruzione. Lennini succede così a Piero Farabollini e per assumerne il ruolo l'avvocato ha dovuto rinunciare al seggio in consiglio regionale. Al posto di Lennini all'emiciclo subentrerà l'aquilano Pierpaolo Petrucci. Di conseguenza Lennini non è nemmeno più il presidente della commissione d'inchiesta su Bussi, che ora dovrà essere nuovamente individuato. La nomina è giunta ieri da Roma a margine della riunione della cabina di coordinamento per la ricostruzione. Inizialmente si temeva che allo scadere del mandato di Farabollini il nuovo commissario potesse tardare ad arrivare. Marsilio aveva lanciato l'allarme. Basta litigi in governo, aveva tuonato il governatore. Non possiamo rimanere una sola ora senza commissario. Preoccupazioni non erano state nascoste neanche dal sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto. Con la struttura commissariale vacante, aveva reso noto il primo cittadino, siamo pronti a restituire a Roma le fasce da sindaco. Nella cabina di coordinamento di ieri inoltre sono state varate le ultime misure dell'era Farabollini, misure volte a snellire la burocrazia per accelerare i tempi della ricostruzione. Si attende un forte snellimento e velocizzazione nelle pratiche per la ricostruzione privata che non passano più attraverso gli uffici pubblici se non per una quota del 20% che viene selezionata a campione per fare delle verifiche a posteriori, ma intanto i lavori possono partire. Una seconda ordinanza riguarda invece la modifica di precedenti disposizioni, tra cui l'inserimento dei costi dell'occupazione di suolo pubblico tra le spese ammissibili a contributo, che quindi fino ad oggi sono gravate sulle imprese e sui cittadini che devono fare la ricostruzione, e poi un'ordinanza molto importante. In questa ordinanza c'è una misura molto importante per la frana di Ponzano a Civitella del Tronto. Abbiamo individuato urbanisticamente la zona, ora con questa ordinanza finalmente il comune di Civitella potrà acquisire l'area, effettuare i trasferimenti di proprietà, cominciare la pianificazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Questa mattina a Teramo il Comitato Difesa Ambiente Santa Lucia, l'Osservatorio Adriano e il WWF Teramo hanno tenuto una conferenza stampa per fare il punto sulla situazione della discarica Santa Lucia di Atri dopo la recente decisione della Regione Abruzzo di non autorizzare il terzo ampliamento. Ambientalisti perplessi rispetto alla volontà del commissario del consorzio Piombafino di fare ricorso. L'ampliamento della discarica Santa Lucia di Atri non è scongiurato. La questione sembrava definitivamente tramontata dopo la recente decisione della Regione Abruzzo di non autorizzare il terzo ampliamento. Ora però il consorzio Piombafino, gestore della discarica, ha annunciato il ricorso al TAR e così denunciano i detrattori dell'ampliamento. Ancora una volta, a chilometri e chilometri di distanza da Atri, si decideranno le sorti del territorio. Il terzo ampliamento non può essere fatto, ci troviamo vicino a quella che è un sito di interesse comunitario, una riserva regionale naturale gestita dal WWF, Oasi WWF, che ha fatto una scelta per quel territorio completamente diversa. Si deve procedere alla bonifica delle discariche esistenti e mettere la parola fine a questa vicenda. In Abruzzo vi sono 6 discariche per una volumetria residua di oltre 870.000 metri cubi. Secondo le associazioni ambientaliste e i comitati cittadini, i 360.000 metri cubi che fornirebbe l'ampliamento della discarica di Atri non sono necessari. Secondo i dati ISPRA, negli ultimi anni la produzione abruzzese di rifiuti è diminuita, ma lo smaltimento nelle discariche è aumentato. Nella discarica di Atri, infatti, possono essere smaltiti anche rifiuti di altre zone d'Italia, senza alcun accordo tra le regioni, ma semplicemente tramite contratti tra i gestori degli impianti. Un business, quello dell'immondizia, che solo in Italia vale 28 miliardi. L'Abruzzo era il polmone verde d'Europa. Ecco, allora cerchiamo di prendere una strada che sia da un punto di vista ambientale, sia sostenibile da un punto di vista ambientale, da un punto di vista economico, lasciare fare altre discariche e poi lasciarle sul groppone di noi cittadini abruzzesi non farà altro che aggravare una situazione che invece va risolta con le bonifiche. Sta suscitando polemiche la decisione del comune di Giulianova di istituire il DASP urbano che permetta di allontanare dal territorio comunale le persone colpevoli di condotte violente o contrarie al decoro urbano. Fra i contrari al provvedimento il cittadino governante di Franco Arboretti.
Sta suscitando polemica la decisione dell'amministrazione comunale di Giulianova di introdurre il DASPO urbano nei confronti di quelle persone che dovessero avere dei comportamenti non consoni. Siamo con il vice sindaco, ci sono delle polemiche, però voi siete decisi ad andare avanti. Ma sì, si sta facendo un gran parlare di questo DASPO, che poi in realtà è semplicemente il regolamento di polizia urbana che viene modificato e aggiornato e con dei riferimenti al cosiddetto DASPO del ministro Minniti, del governo Gentiloni. Non è nulla di particolare, se ne fa un gran parlare, ma chi ne parla non sa di cosa parla, nel senso che appunto il regolamento ancora non viene portato neanche in commissione consiliare, quindi magari potremmo confrontarci successivamente. Il documento dell'amministrazione è stato annunciato con una conferenza stampa e d'altra parte, siccome si rifà alla legge nazionale, prima decreto Minniti e poi decreto Salvini, che ha aggravato ulteriormente questi aspetti che abbiamo appena preso in considerazione, loro si rifanno a questo e quindi sappiamo perfettamente quello che loro vorranno. Si discuterà in maniera dettagliata il regolamento di polizia urbana la settimana prossima, voglio dire, i principi saranno questi sicuramente. Ci farà molto piacere riscontrare che invece è tutt'altro, ma questo naturalmente non ci pare, dalle dichiarazioni finora fatte dal sindaco non ci pare che sarà possibile. Ovviamente auspichiamo che si torni indietro, in questo senso abbiamo chiesto anche l'intervento da parte delle forze politiche non presenti in Consiglio Comunale e anche nel mondo dell'associazione, del volontariato, dell'associazionismo giuliese che tanto fa per i poveri, cioè a Giuliano abbiamo la mensa per i poveri organizzata dalla piccola opera Caritas di Padre Serafino, e anche un appello al mondo cattolico in tutte le sue varie espressioni che pure qui in realtà è fortemente radicato proprio per l'aiuto nei confronti delle persone bisognose e degli indigenti. Creiamo un fronte civile che possa attrezzare da una parte un comune, quindi in questo senso speriamo che ci ripensi il sindaco, un comune fortemente dedito anche all'attenzione nei confronti dei più deboli, e dall'altra che le forze dell'ordine e la magistratura facciano rispettare pienamente quello che prevede il codice penale, perché su questo anche noi siamo fermi. E adesso andiamo a Lanciano, dove il comune pubblica il bando per associazioni ed enti pubblici disponibili ad accogliere i beneficiari di reddito di cittadinanza attraverso il patto per l'inclusione sociale. Vediamo. Reddito di cittadinanza. Il comune di Lanciano è la terza fase e pubblica un avviso rivolto ad enti del terzo settore, enti pubblici e associazioni dell'ambito distrettuale sociale frentano per l'attuazione di progetti utili alla collettività. Si chiamano in gergo PUC e sono costruiti attorno alla persona, dopo averne determinato il bilancio delle competenze nell'ufficio appositamente creato nell'assessorato dei servizi alla persona. Sul territorio comunale sono stati individuati 366 nuclei familiari con i requisiti necessari. Alcune famiglie vivono in condizioni disperate, dicono in conferenza stampa l'assessore Dora Bendotti e la dirigente Giovanna Sabbarese. Situazioni finora sconosciute alle politiche sociali ed emerse con le rilevazioni delle ultime settimane. L'assessore Bendotti. Quando parliamo di nuclei familiari intendiamo l'intera famiglia, non solo esclusivamente l'utilizzatore appunto del reddito di cittadinanza, ma l'intera famiglia che per determinati motivi ha bisogno di un sostegno sociale. Quindi il nostro lavoro si concentra soprattutto nell'attuare strumenti, strategie e iniziative volte alla rinascita dell'intera famiglia a livello sociale, e soprattutto non ci concentriamo esclusivamente sulla percezione appunto del reddito di cittadinanza in sé. Al momento stiamo cercando di attivare sempre più servizi e iniziative volte anche alla restituzione di un servizio per la comunità, quindi l'appello è anche rivolto alle associazioni, alle istituzioni, a tutto il terzo settore per far sì appunto di rispondere a questo bando, per dare la possibilità a questi percettori di reddito cittadinanza di restituire un servizio all'intero territorio. Quindi l'auspicio che l'amministrazione in questo momento vuole fare appunto è una collaborazione generale per far sì che questo
strumento chiamato appunto reddito cittadinanza non sia solo esclusivamente assistenzialismo, perché sappiamo bene che purtroppo con l'assistenzialismo non riusciamo a risolvere il problema della povertà, ma cerchiamo di sfruttare questa possibilità come risorsa utile per tutto il territorio. Per le manifestazioni di interesse c'è tempo fino al 28 febbraio. La dirigente sabbarese. Il comune di Lanciano oggi sta attivando la terza fase del sistema del reddito di cittadinanza. Siamo partiti con l'analisi preliminare di tutti i casi che ci sono stati assegnati dall'INPS sulla piattaforma GEPI. Le nostre assistenti sociali hanno attivato la valutazione multidimensionale e oggi chiediamo alla collettività di redigere delle attività progettuali che non siano ovviamente soltanto un'attività ordinaria dell'organizzazione, e l'avviso è rivolto a associazioni, enti pubblici, enti del terzo settore. I beneficiari del reddito di cittadinanza sono tenuti, obbligati a prestare, aderire ai progetti utili alla collettività, altrimenti decadono dal beneficio. L'impegno richiesto è soltanto di 8 ore settimanali estensibili a 16, cioè rientra nella misura ovviamente del reddito di cittadinanza. CAM, caso chiuso, approvato il concordato. Banca Sistema e l'Agenzia delle Entrate hanno dovuto accettare la proposta del Consorzio Acquedottistico Marsicano per la riduzione del debito. I creditori verranno quindi liquidati solamente per una parte della somma effettiva dovuta. Vediamo. L'ok definitivo è arrivato ieri ed ha echeggiato, non senza annesso un nuovo senso di responsabilità tra le stanze del consorzio acquedottistico marsicano. Il Tribunale di Avezzano ha omologato il concordato preventivo proposto dalla società dedita alla depurazione delle acque per abbattere il buco debitorio venuto a galla e pari a più di 100 milioni di euro. Diciamo che il Tribunale ha rigettato le opposizioni di questi due creditori, ha omologato il concordato. Questo significa che da questo momento dobbiamo dimostrare sempre di più di voltare pagina. Quindi alla fine anche i due maxi creditori rimasti, ossia Banca Sistema e Agenzia delle Entrate, hanno fatto parte del gruppo dei sì. Questi due anni sono stati molto faticosi e ci hanno tenuto un po' nel limbo, però l'attività ordinaria e straordinaria comunque è andata avanti. Adesso ovviamente dobbiamo rispettare il piano, quindi ci sarà massima attenzione, massimo rigore e dovremo dimostrare di aver veramente cambiato e girato pagina. L'obiettivo della Presidente Morgante del Consiglio di Gestione è sempre stato quello di ripartire da una situazione pulita. Prima del Capodanno 2020, in realtà, la proposta di concordato era già stata avvalorata dal 70% della massa creditoria. Quindi il CAM partiva già da una maggioranza compatta antifallimento. Di che percentuale è diminuito il debito totale? Il debito totale è diminuito di tantissimo, perché dei 120 milioni di esposizione, diciamo che alla fine i debiti erano leggermente di meno perché alcuni debiti sono andati in postergazione, gli viene riconosciuta una percentuale media intorno al 25-27%, quindi la differenza è tutto un risparmio che il consorzio ha avuto sulla posizione vecchia, quindi si è chiuso finalmente questo capitolo che durava da parecchi anni. A Fossa Cesia, per anni vittima di degrado e incuria, torna a splendere l'antica fonte di Venere, posta sotto il muraglione dell'abbazia benedettina. Grazie a fondi CIPE sono iniziati i lavori di restauro e consolidamento della struttura di epoca romana. Antica fonte che torna a splendere. Nuova vita infatti per la fonte di Venere a Fossa Cesia di epoca romana, posta sotto il muraglione dell'abbazia di San Giovanni, da anni in stato di abbandono e degrado. L'intervento rientra nel più ampio progetto per la sistemazione del Belvedere, primo passo verso la piena fruibilità di uno tra i complessi monumentali più suggestivi d'Abruzzo. Il progetto prevede il consolidamento strutturale della fonte, che ha accusato l'incessante logorio
del tempo, oltre alla realizzazione di percorsi di accesso sia dal belvedere che dal parcheggio sottostante. I fondi, pari a 90.000 euro, mezzo milione di euro invece tutti quelli che riguardano la fruibilità e i lavori del belvedere, sono stati assegnati con deliberazione CIPE e l'intervento ha visto il parere favorevole dei soggetti competenti, quali Prefettura di Chieti, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, quella dei Padri Passionisti. La fonte di Venere è costituita da due vasche in pietra con acqua proveniente da una vicina sorgente naturale. La volta della struttura è in gran parte a botte e, secondo la credenza popolare, praticata fino alla metà dello scorso secolo, le donne desiderose di concepire un figlio o dalla necessità di avere latte si recavano a bere l'acqua della fonte a scopo benefico e propiziatorio. Ettore Frutti, che ha censito tutte le fontane del territorio, da anni ha denunciato il degrado della fonte e la necessità di interventi urgenti. La leggenda dice che le donne che volevano partorire, avevano figli, allattavano, venivano qua a bere quest'acqua perché portava benessere e salute per queste donne incinte e quelle partorite comunque da poco. La leggenda è questa, pare che quest'acqua avesse dei pregi, degli effetti miracolosi. E poi per anni è stata in completo abbandono? No, per anni io le lettere che ho mandato con la soprintendenza, la prefettura, anche con Vito Sbrocchi, che fa parte dell'Archeo Club di San Vito, ci siamo interessati. Questa è una delle più vecchie fonti situate nel nostro territorio. Qui sopra c'è un foro che probabilmente serviva per approvvigionarsi di acqua da sopra. C'è un foro rotondo, molto probabilmente con un secchio calavano dentro la fonte e prendevano l'acqua. Ho detto se potevano ripulire sopra e far riaffiorare, far vedere realmente la fonte, che però tra parentesi questa fonte, il muro continua ancora qua sotto, se vedete. Insomma, anche quello bisogna rimettere, riposizionare anche questa parte, perché insomma è stata lasciata veramente all'abbandono per un bel po' di anni. E adesso apriamo l'ampia pagina di sport, iniziamo dalla Serie B e dal Pescara. Ieri sera battuto nell'anticipo per 2-1 dal Cittadella allo stadio Adriatico Cornacchia, con i veneti che si confermano bestia nera del Delfino, a cui non basta la rete di Zappa. Per le Grottaglie dunque secondo stop consecutivo dopo quello di Chiavari contro l'Entella. Riviviamo la partita nel servizio di Paolo Renzetti. Il Cittadella si conferma la bestia nera del Pescara violando l'Adriatico per 2-1 al termine di 90 minuti nervosi e con il Delfino generoso ma ancora una volta vittima delle sue debolezze. Per il Pescara è comunque una battuta d'arresto immeritata. Sesto successo di fila per la squadra di Ventorato sugli abruzzesi, che ora sono attesi dalla trasferta di Crotone. Le Grottaglie, con l'infermeria che registra il pienone, costretto a scelte quasi obbligate. Nei tre di difesa spazio del Grosso al posto di Scognamiglio, a centrocampo, in campo dal primo minuto Melegoni, che vince il ballottaggio con Clemenza e con Crecco sulla fascia sinistra. In attacco la sorpresa, la presenza dall'inizio di Bocic con Galano. I veneti rispondono con il 4-3-1-2, in panchina l'ex biancazzurro e teramano Cristian Ventola. Nella fresca serata dell'Adriatico, di fronte a 5.000 spettatori, il Delfino inizia come peggio non poteva, visto che al settimo Dio approfitta di una dormita della difesa abruzzese mettendo di potenza il pallone alle spalle dell'incolpevole Vincenzo Fiorillo. Subito in salita il match per la formazione del presidente Sebastiani, con Zappa che ha l'occasione poco dopo per il pareggio, calciando però addosso a Paleari che salva. Spingono i padroni di casa, costretti ad attaccare ma anche ad evitare di scoprirsi troppo al cospetto di una squadra abile in contropiede. Dopo l'avvio sciocco il Delfino inizia a prendere in mano le redini del gioco, trovando così al 22esimo il gol del meritato pareggio con Zappa che di testa su cross di Melegoni supera Paleari per l'1-1. Per il centrocampista abruzzese arriva così la terza rete stagionale dopo le prodezze con Pordenone e Cosenza. I ragazzi delle Grottaglie rinfrancati continuano a far vedere le cose migliori, con gli ospiti ora in difficoltà nei confronti di un Pescara generoso. Al 35esimo si rivede però la formazione di Venturato con un tiro di Branca dalla distanza parato a terra da Fiorillo. Al 40esimo, dopo una rovesciata, si infortuna del Grosso che è costretto a lasciare il campo ad Elizalde, che fa così il suo esordio assoluto con la maglia biancazzurra dopo l'esperienza non fortunatissima nella prima parte di stagione a Catanzaro. Le Grottaglie
resta con il 3-5-2, anche se nella ripresa gli ospiti sono subito pericolosi al quinto con un colpo di testa fuori misura di Diò. Meglio ora la formazione veneta, anche se al 12esimo prima Bocic trova il tiro e una deviazione di Gringhelli in angolo. Poi sul corner c'è il colpo di testa di Drudi con il miracolo di Paleari che salva la rete del 2-1 negando al difensore biancazzurro il gol dell'ex. Attacca la squadra di casa con il Cittadella che ricorre a falli sistematici, in alcuni casi non sanzionati a dovere dal direttore di gara, che poi al 28esimo assegna un calcio di rigore al Cittadella per un fallo di Elizalde proprio appena dentro l'area di rigore sull'attaccante Diò. Dal dischetto Ioris piazza Fiorillo per il nuovo vantaggio ospite con le Grottaglie che già ammonito prende il rosso ed è costretto così ad abbandonare la panchina. Il Delfino schiuma rabbia con un finale di partita ancora più nervoso e con Fiorillo e soci che premono senza però costrutto e senza riuscire ad impegnare Paleari, e con Fiorillo che invece salva al 95esimo su Luppi negando al giocatore veneto il gol del 3-1. Al 95esimo arriva il triplice fischio finale del contestatissimo Illuzzi di Molfetta. Per il Pescara arriva la decima sconfitta stagionale con il pensiero già rivolto alla gara di domenica prossima a Lezio Scida di Crotone. I biancazzurri saranno ancora in formazione rimaneggiata, ma in terra di Calabria sarà necessario assolutamente fare il risultato. Diciamo che il signor Illuzzi questa sera non è apparso in grandissima serata. Non lo so, non sarò io a giudicarlo, saranno i commissari a giudicare l'operato di Luzzi. Sicuramente mi dà fastidio che ho preso un'espulsione, quello sì, perché potevo rimanere un quarto. Perché questa espulsione? La sua giustificazione è stata che sono stato ingestibile nella panchina, andavo fuori dall'area tecnica, la panchina era tutta in piedi, i giocatori si alzavano, quindi sono stato ingestibile perché mi lamentavo. Perché lui fischiava ogni volta il fallo e io lì ho detto: intanto non ti ho offeso, ma mi sono lamentato perché non ero d'accordo, e se non devo neanche dirti che non sono d'accordo, che sono d'accordo con te o non sono d'accordo, mi dispiace, dimmi te come devo comportarmi in panchina. Quello è stato il senso, però ovviamente ho sbagliato e chiedo scusa, ho sbagliato, forse ho esagerato in alcuni movimenti in panchina, mi prendo le mie responsabilità senza problemi. Parliamo allora di questa partita, una partita che si era messa male ma che eravate riusciti comunque a recuperare. Sull'1-1 avete avuto anche le occasioni per vincerla questa partita. Per quello sono rammaricato, la squadra ha fatto 3-4 situazioni belle anche da vedere, mi sono piaciuti, hanno interpretato bene la gara come l'avevamo preparata, hanno speso tanto perché questo calcio è un calcio dispendioso e li ho visti bene. Poi in alcuni momenti della partita siamo calati, loro sono venuti un po' sopra, ma non mi davano l'impressione di poterci far male più di tanto. Tutte le situazioni che abbiamo concesso ancora una volta è perché noi siamo stati ingenui in alcune situazioni e lì dobbiamo crescere perché 3 rigori in 2 partite non è normale, significa che c'è qualche superficialità che dobbiamo togliere. Scendiamo in Serie C adesso perché alle 18 scende in campo il Teramo, al Bonolis arriva infatti il Monopoli di Scienza, vera sorpresa del campionato. Ultimi dubbi di formazione per Tedino, che potrebbe varare un 4-3-2-1 inedito e senza un attaccante di ruolo, con Bombaggi riferimento avanzato e l'inserimento di Mungo con Costa Ferreira alle sue spalle. In difesa in ascesa le quotazioni di Cristini per far coppia con Soprano. In mezzo assente Arrigoni, out causa frattura alle costole, ci sarà Federico Viero con Ilari e Santoro. Nei pugliesi 3-5-2 con Antonino tra i pali al posto di Menegatti per consentire alla squadra biancoverde di avere comunque 3 under sul terreno di gioco, considerando l'assenza di Maestrelli in difesa. A destra ballottaggio tra Tazer e Azio Osmanovic, mentre a sinistra giocherà Donnarumma. In mezzo giorno con Piccini e Carriero, davanti Fella, vice capocannoniere del girone C insieme all'ex biancorosso Jefferson. Fischio d'inizio alle 18, arbitra Gariglio della sezione di Pinerolo.
E in Serie D tra poco ci sarà l'anticipo tra Chieti e Montegiorgio, domani invece in campo il resto del programma con la giornata numero 24. La capolista notaresco vuole ritrovare il successo tra le mura amiche contro il Tolentino. Pineto e Vastese invece giocano per un posto playoff. Delicate le sfide per Avezzano e Giulianova nella parte bassa della graduatoria. Al netto dell'anticipo di Ortona tra Chieti e Montegiorgio, la 24esima giornata di Serie D vedrà la capolista notaresco tornare tra le mura amiche, dove nel 2020 non è ancora riuscita a trovare i tre punti. Una sconfitta col campo basso e un pareggio al cospetto della recanatese. Rosso-blu ancora senza Marcelli, che sconta la seconda giornata di squalifica. Domani ci sarà di fronte il Tolentino. Cremisi invece è reduci da tre successi di fila che hanno proiettato i marchigiani a quota 31, esattamente a metà classifica. Ma domani, a proposito di squalificati, la formazione di Mosconi dovrà a fare a meno davanti dell'attaccante di Domenico Antonio. Il notaresco dal canto suo deve respingere l'attacco di un Matelica arrivato a meno 5 e che va a far visita ad una San Giustese in difficoltà, che ha appena dato il ben servito al tecnico Nicola Campedelli. Trasferta nelle Marche per il Pineto. A Carotti di Iesi, i biancoazzurri di Amaulo hanno la possibilità di allungare la striscia di imbattibilità che dura da 5 partite. Dalla sconfitta di Fiuggi in poi, infatti, 2 pareggi e 3 vittorie. L'ultima proprio domenica scorsa in rimonta con il notaresco. Amaulo sarà senza Pepe, squalificato. Sicuramente la partita è molto difficile, ecco. E in questo momento di campionato tutti giocano per un obiettivo importante, magari la Jesina sta giocando le proprie chance per cercare di rientrare nei play-out, quindi mi aspetto un ambiente caldo che conosco bene, perché l'ambiente di Jesi è un ambiente difficile per tutti. E la squadra sicuramente dovrà fare una prestazione importante, sto parlando della nostra squadra, perché di fronte avremo un avversario che giocherà il coltello tra i denti per fare risultati a tutti i costi, e cercare di fare punti e avvicinarsi alla zona play-out. Dall'altra parte i Leoncelli hanno fatto il percorso negativo netto, 6 sconfitte nelle prime 6 gare del girone di ritorno e l'ultimo solitario posto in classifica. Altra squadra che viaggia col vento in poppa è la Vastese. Per Massimo Silva 2 successi su 2 da quando si è seduto sulla panchina biancorossa, l'ultimo proprio contro la Jesina. Ma domani ad Agnone ad attendere gli aragonesi ci sarà il Vasto Girardi. Un assente a testa per squalifica, Silva sarà senza Montanaro, Farina senza Nicola Spesce, ma in generale i molisani in casa hanno perso l'abbrivio del 2019 e non vincono dal 19 gennaio contro l'Avezzano. Per la Vastese un successo vorrebbe dire proporre la candidatura sempre più forte ai prossimi playoff, attualmente distanti 3 lunghezze. In basso l'Avezzano, dopo il ribaltone post-Tolentino con Liguori che torna sulla panchina al posto di Antonio Meco Monaco, c'è da affrontare la recanatese del grande ex Federico Giampaolo. Al De Marsi però servono assolutamente i punti, perché i biancoverdi attualmente sarebbero nell'otto play-out, non molto distanti dagli ultimi 2 posti. Infine il Giulianova, che ha una serie lunghissima di gare senza 3 punti, addirittura 10. I giallorossi di Del Grosso hanno avuto l'ultimo squillo lo scorso 24 novembre contro il Vasto Girardi, 4-1, poi 5 sconfitte e 5 pareggi. Domani il Giulianova sarà senza Federico Di Paolo in un match, quel col Cattolica, che è delicato a dir poco. Vincere significherebbe rilanciarsi nella corsa alla salvezza diretta contro una squadra in forma e che ha appena agganciato proprio il Giulianova a quota 21. Con un pareggio la situazione sarebbe invariata, ma tenderebbe più ad un finale con gli spareggi permanenza. In caso di sconfitta invece le cose si complicherebbero terribilmente. E questo era anche il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.